1576. Muore Tiziano Vecellio, il più celebre pittore del suo tempo. Nato a Pieve, in provincia di Belluno, fra il 1488 e il 1490, ancora molto giovane si trasferisce a Venezia, dove ha per maestri Gentile e Giovanni Bellini. Fra il 1508 e il 1509 è al fianco del pittore Giorgione nella realizzazione del Fondaco dei Tedeschi. Pittore ufficiale della Repubblica di Venezia dal 1523, lavora a Ferrara per Alfonso d'Este, a Mantova per i Gonzaga e a Urbino per i Duchi. Nel 1545 inizia a collaborare con Papa Paolo III e con la sua famiglia, mentre fra il 1548 e il 1550 lavora per Filippo II, eseguendo per lui moltissimi ritratti e dipinti. Fra le sue opere più celebri, la Pala Pesaro, la Venere di Urbino, il Carlo V a cavallo, l'amor sacro e l'amor profano, il martirio di San Lorenzo. Questa trasmissione la dedichiamo a te, Tomolino, e a tutti i cagnetti del mondo, rappresentati in modo fenomenale da un pittore cadorino. Perché mai è così importante Tiziano? Tra l'altro, gli artisti importanti, tu pensa a Michelangelo, a Leonardo, pensa a Raffaello, tutti quanti, quando uno ne parla, viene in mente un'immagine. Quando uno mi parla di Tiziano, mi viene in mente tu. Ti spiego meglio. Iniziamo questa storia con il cardinale Borromeo, mentre inizia la sua collezione per l'Ambrosiana. Da poco il suo collega romano ha comperato sul mercato d'arte l'amor sacro e l'amor profano, uno dei primi capolavori di Tiziano. Per non essere da meno, esattamente come il cardinal Borghese a Roma compra Tiziano, ma ne compra uno molto particolare, con la cornice già destinata a Diane de Poitiers. Il cavallo si gratta la testa contro la zampa e guarda verso un punto che non sembra esistere, verso la base del palo, e il palo separa in due il dipinto, componendolo come due predelle successive d'un racconto. È come se mancasse qualcosa in mezzo, perché per quanto fosse importante il legname per Tiziano, non può essere il palo così centrale. Così si presentava una volta il dipinto. Il quadro rivisto alcuni anni dopo, oggi, al restauro avvenuto, il quadro rivela alcuni particolari che sono tipici del modo di vedere Tiziano. Questo signore qua che sembra proprio un veneto con la cassa dei Schei in mano. Il cavallo in una posizione di una naturalezza quasi contadina. I ferri della guerra raffigurati con l'attenzione di chi si intende veramente di metalli. Ma la vera sorpresa viene qui, il palo. Il palo che per Tiziano è messo in mezzo alla costruzione del quadro, perché il palo sta per Tiziano in mezzo a tutte le costruzioni, visto che lui vende pali di legno. La pulitura del palo racconta una storia simpaticissima. Il cagnetto di sempre, di tutti i quadri di Tiziano, nanerottolo tremendo a pelo bianco e rosso, alza la gamba e compie il dovere che tutti i cagnetti maschi hanno sempre compiuto dinanzi a tutti i pali del mondo. E adesso si capisce il rapporto regolare e naturale fra Tiziano e la sua terra, quel rapporto che André Malraux è riuscito a riassumere in una frase elegantissima: Titien accroche ses Vénus dans le ciel du Cador. Fondamentale cagnetto che fece soffrire molto Tiziano. Non lui il cagnetto, ma la storia che ne deriva. Il quadro era stato commissionato da Ippolito d'Este, il cardinale sofisticato e letterato protettore dell'Ariosto. Lo voleva per il re di Francia, Francesco II, e per lusingarlo lo aveva incorniciato con una cornice dedicata alla di lui amante Diane de Poitiers. Poi il re muore e il quadro rimane in Italia. Torna sul mercato, alterato. Lo compra il cardinale di Milano, il quale annota nelle sue carte, a proposito del cane, la cosa seguente. Quando Tiziano seppe che alla corte di Ippolito d'Este era stato coperto il gesto oltraggioso,
con le lacrime agli occhi disse: «Non c'è da stupirsi che persone ignoranti compissero tale scempio». Già allora era così, Tom. I cagnetti contavano moltissimo. Vai. Se questo era già apparso nel ritratto di Clarice Strozzi nel 1542, quando lei, figlia di Maddalena de' Medici e di Roberto Strozzi, era in esilio con i genitori a Venezia. C'era già lo stesso cagnetto nella Venere di Urbino del 38 e prima addirittura nel ritratto della duchessa d'Urbino Eleonora Gonzaga nel 36. Cagnetto molto longevole, d'altronde si sa, più sono piccoli più durano. Lo ritrovo nell'ultima cena e nel grande quadro della famiglia Vendramini. Non ti montare la testa. Pieve di Cadore, fra gli anni 70 e 90 del 400. Qui nasce, non si sa bene neanche se in questa casa o forse in un'altra qui vicino, attualmente si reputa che sia in questo edificio, accanto ad un palazzo molto serio che è dei Vecellio. Il palazzo dei Vecellio, dove la tradizione dice che gli affreschi sarebbero stati fatti da Tiziano Giovane, ma non si sa, e la casa che gli si attribuisce come casa natale, perché lui nasce nell'ambito del patriziato cadorino. Da queste parti del mondo l'abete ovviamente abbonda, ma fra 4 e 500, soprattutto nel 500, diventerà una risorsa strategica per l'arsenale di Venezia e per la continuazione dell'impero marittimo. La svolta di Combre è in realtà fondamentale per la storia e la ricchezza del Cadore, perché distrutta la flotta, persa la possibilità degli approvvigionamenti pugliesi, diventa centrale il Cadore per la produzione del legname, d'altro canto anche di facile passaggio verso Venezia, perché le vie delle acque che scendono le montagne sono un sistema di trasporto ideale. Ed è proprio su questa risorsa strategica e fondamentale per la Serenissima che si siede Tiziano. Palazzo della magnifica comunità cadorina. Il percorso di produzione dell'abete è perfettamente documentato in questa pergamena dei primi anni del 600 che serve, tra l'altro, mi dicono, a risolvere una diatriba fra Venezia e il Bellunese. L'abete cresce in alta montagna, in quel punto di connessione fra Cadore e Carnia. Viene tagliato lì in mezzo ai cervi, portato giù lungo i fiumi e portato a questo incrocio di triangolo fra valle e pieve, che è la ragione, tra l'altro, dell'importanza della città di Pieve. Poi scende lungo il Boit, il fiume Cadorino, e si infila nel Piave. Il Piave diventa la grande autostrada del legname. Questo figlio di famiglia ricca ha talento e se ne va a bottega a Venezia dal migliore, dai Bellini, da Giovanni Bellini, il quale allora è pittore ufficiale della Repubblica. Poi passa da Padova a farsi muscoli pittorici, si lega a quella stella cometa che è Giorgione. Quando muore Bellini, prende il suo posto come pittore ufficiale. Perché una carriera così rapida? Perché sta compiendo una rivoluzione del gusto che forse corrisponde anche al cambiamento degli orientamenti della Serenissima, la quale da potenza di mare, dopo il pasticcio della Lega di Combre del 1508, sta diventando regina di terra. Lui, come Giorgione da Castelfranco, sta portando in città le virtù fisiche della campagna. Ne è prova tangibile l'opera che realizza per i frari, la Pala Pesaro, quella dove tutti gli equilibri di prima vengono messi in discussione. Jacopo Pesaro era già stato ritratto da lui per celebrare la vittoria sui turchi del 1502, con alle spalle Papa Borgia.
il quale per la prima volta raccomanda ancora da vivo il comandante militare cardinale a San Pietro, che a scanso di equivoci è seduto sul soglio romano antico. Il dipinto è posteriore ai fatti e serviva forse a dimostrare che Venezia, soggiogata dalla Lega del Papa successivo Giulio II, con San Pietro aveva buoni rapporti. Il quadro dei frari è successivo ancora negli anni e nella sequenza dei papi pure, ma ribadisce il concetto. Il Papa è rappresentato solo dalla medesima bandiera rossa e abside ignoria, perché la porpora è ancora colore papale. Qui Jacopo Pesaro guarda San Pietro, sempre sul soglio con la chiave, il quale intercede presso la Madonna in linea obliqua diretta. Per questo lei, la Madonna, è decentrata rispetto alla tradizione. Gli altri Pesaro con la faccia soddisfatta di chi mastica potere e frutti di mare. Fenomenale il fanciullo che guarda in camera per attirare lo sguardo dello spettatore. Grandiosa la visione architettonica che sa di cinema. Aveva già pochi anni prima dipinto l'Assunta, Tiziano, nel 18, quella dove al pian di sotto tutto è popolar Cadorino. E sopra, oltre la separazione, in alta quota, sta Dio Padre, dove tira il vento. Come tira il vento nei medesimi anni nell'ascensione di Cristo a Brescia. Brescia è la città dove, sedata la rivolta, torna Venezia padrona. Si porta anche il nuovo linguaggio del pittore ufficiale. Sono già presenti tutti i modi liberi della pittura successiva di Tiziano. Sarà in sicurezza Montanara allora quella che lo porta addirittura a trattenere alcune volte le vesti, i vestiti dei signori che ritrae, Raffaello e il suo, Botticelli e i suoi cappelli disegnati alla perfezione. Tiziano non ha un'immagine di riconoscimento. Hai perfettamente ragione. Ma ti posso rispondere intanto dicendoti che, non a caso, Tiziano non è popolare, secondo me. Non è così conosciuto come quelli che tu hai ricordato. Poi importante può esserlo per molti motivi, forse anche per non essere popolare oggi. Ma questo è un paradosso. In realtà non è stato popolare mai. E quello che per molti non è chiaro, ed è abbastanza curioso, è che poi Tiziano non si sa in realtà dove metterlo, dove cercarlo. A Venezia Tiziano quasi non c'è. Questa è una cosa su cui, al di là dei tanti luoghi comuni, no? Io insisto da un po' di tempo. Cioè, Tiziano dov'è? A Venezia lo vedi pochissimo, per esempio. Hai da vedere 5 o 6 cose. Magari qui dentro, no? Ecco, ma al 25 abbiamo finito. E Tiziano ha ancora 50 anni da campare. Si potrebbe dire, ma sfruttando una attualizzazione molto facile, quasi banale, che Tiziano forse è il primo che capisce che la dimensione della pittura può essere l'Europa. In fondo Tiziano sembra quasi il prodotto della mutazione della Repubblica Serenissima, quando passa dagli interessi di mare alla fine del 400 e dopo il Trattato di Cambrai agli interessi di terra, quando comincia a guardare il Veneto come nuova risorsa. Lui in fondo, anche se è l'allievo di Bellini, è l'opposto di Bellini, di cui prende il posto nel 1518 come pittore ufficiale di Venezia. Gentili, ma lui è un artista economico alla nuova oligarchia della città? Secondo me non serve affatto, a un certo momento non serve affatto. Tant'è vero che i patrizi veneziani lo mollano radicalmente, e anche abbastanza presto, molto più presto di quello che si crede, anche perché hanno due pittori molto più, così, molto più disponibili, molto più affidabili, che sono ovviamente Tintoretto e Veronese, e sono loro che lavorano a Venezia. La cosa curiosa sta nel fatto che mentre Tintoretto e Veronese trovano i loro clienti in Venezia, lui li va a cercare nel mondo. Assolutamente, assolutamente, però lui che
come sappiamo, era ben attaccato al denaro, anche se forse non tanto quanto vuole di nuovo la leggenda. E poi alla fine va a Roma dal Papa e non prende una lira, né tantomeno il beneficio ecclesiastico che lui cercava continuamente per quel disgraziato del figlio Pomponio, no? Che era incapace di fare alcunché. Lavora prima per Carlo V, poi per Filippo di Spagna. All'inizio riceve anche qualche discreta somma di denaro, poi non vede più una lira e continua a scrivere lettere angosciate a Filippo di Spagna: ma quei quadri che ho mandato non ho mai visto, dice una volta in una delle poche lettere che scrive lui di persona, tra l'altro, che si può distinguere facilmente, insomma, a livello di linguaggio. Dice: io non ho ricevuto mai un becco d'un quattrino per tutti i quadri che di tempo in tempo le ho mandato. E giù l'elenco, una ventina di quadri, tra cui ci sono tutti i capolavori mitologici degli ultimi tempi. Ma s'acchiappa il Tiziano anche subito Carlo V, e con particolare abilità, perché riesce a farsi fare conte palatino nel 25, addirittura prima che Carlo V diventi imperatore. Tiziano arriva a Carlo V attraverso Gonzaga, attraverso gli Este, ma soprattutto attraverso Gonzaga. E quello è un altro capitolo fondamentale e di fatto sconosciuto, meglio, sconosciuto a livello opere, perché Tiziano per Gonzaga ha fatto 10.000 cose, non ne rimangono quasi per niente. Ci sono 30.000 documenti, anche già ben cercati, messi insieme, ricostruiti, analizzati, ma fa quasi soltanto ritratti, e ritratti, come si sa, poi si perdono per strada. Ma questo è semplicemente il gioco del potere. A un certo momento a Paolo III farebbe comodo una nuova alleanza, o quantomeno una revisione dei rapporti con l'impero. E il celebre ritratto di Napoli, no, con i nipoti, era nato così, lo spiega molto bene Zapperi in quel libro di una decina d'anni fa. Era nato come proprio ratifica di un programma politico che avrebbe dovuto avvicinare il papato a Carlo V attraverso la successione al Ducato di Parma e Piacenza. A un certo punto poi questo programma salta, e a quel punto, guarda caso, Tiziano lascia il quadro non finito, sia pure di poco, e se ne va via. Cos'è allora? Un uomo attaccato ai soldi? Assolutamente. E se lo va a cercare questo denaro nei posti più impensabili e disgraziati, perché poi in realtà in questa dimensione europea lui soldi non ne fa. Continua a farli invece con le segherie di Cadore, magari, no? Firenze, Uffizi. I tre dipinti provenienti dalla medesima casa sono rimasti ancora oggi insieme. I tre dipinti sono accumulati da una serie di storie e di dettagli, in realtà. Ovviamente il primo che appare è che per due volte qui il Caglietto c'è, sempre lo stesso. L'armatura del duca Francesco Maria I della Rovere è oggetto altamente prezioso, costosissimo probabilmente. Il caso di lei è più intrigante, Eleonora Gonzaga, sua moglie. In primis perché probabilmente è tramite casa della moglie, cioè casa Gonzaga, che questa piccola nuova autocrazia locale prende contatto con Tiziano. E il secondo motivo, oltre il Cagnetto, ovviamente, è la splendida sua veste, probabilmente velluto di seta, con sofisticatissimi nodini a mo' di papillon o di caramella. Si capisce quindi abbastanza facilmente che Tiziano sia rimasto molto attratto dall'armatura di lui e dalle caramelle di lei, e si sia tenuto il tutto a casa
finché non gli fu mandato un ufficiale giudiziario, un gendarme, probabilmente un signore con un'armatura meno bella ma molto più convincente, per recuperare il mal tolto. La Venere con mazzetto di rose canine che sembrano in realtà rododendro è ovviamente Cadorina, ma è passata alla storia con un nome molto più nobile, quello della Venere d'Urbino. Scena complessa d'una domesticità di quei tempi lì. Un'ancella che si sta tirando sulle maniche e l'altra in ginocchio con delle scarpucce bianche scicchissime che sta rovistando in un cassettone d'epoca alla ricerca delle preziose vesti. Perché questo è un mondo misto di nudi palpabili e di vesti di lusso. Tiziano non ha per niente quell'etica austera della Venezia di città, cioè quella che sta nel mare. Porta con sé una visione completamente diversa, una sorta di sensibilità carica di sensualità. Però lì gioca anche un ruolo molto forte il fatto che questi signori guardano pure la pittura toscana e quindi si imparano a costruire dei nudi che prima non sapevano costruire, imparano ad usare più materia di quella che usavano, no? Cioè, io credo che tutti adoriamo Giovanni Bellini, ma dipinge con queste tecniche miste e con, non so, 2 millimetri di pittura. Carpaccio poi non ne parliamo, Carpaccio è meno ricco di Bellini, quindi probabilmente deve usare anche colori di minor qualità e i suoi dipinti vanno a pezzi, no? E il ciclo di Sant'Orsola è a pezzi, è stato restaurato, ma è a pezzi ancora. Insomma, la pittura di Tiziano non cade a pezzi, no? È una cosa che naturalmente quasi tutti vietano e ci vietano, però è bellissimo fare, qualche volta si riesce a farlo in qualche laboratorio dove sono meno severi o meno attenti, è quello di toccare i dipinti, perché uno si rende conto degli spessori. Sai che credo che questo suo modo, in fondo più materiale che intellettuale, è il vero segreto sia della sua longevità che di questa creatività che lo accompagna fino al momento della morte? Guarda, secondo me lui è un grande innovatore per esattamente il rovescio della medaglia di quello che abbiamo detto fin qui. E cioè perché, non avendo più commissioni importanti a Venezia o in Italia, perché le signorie sono finite da un bel pezzo, e di Venezia abbiamo detto, no, lui non serve più, non è più funzionale all'elogio del patriziato veneziano e delle sue immense virtù. Avendo in pratica un committente semi-esclusivo, o che ha quasi l'esclusiva della sua opera, che è Filippo di Spagna, lui può permettersi di fare quello che gli pare, perché Filippo non lo controlla. A Venezia lui sarebbe controllato, ovviamente. Filippo non gli chiede, non gli dice voglio quel tal dipinto, voglio quel tal soggetto. Tiziano manda, non c'è mai, noi non conosciamo neanche una richiesta specifica di Filippo, salvo il martirio di San Lorenzo, per ovvie ragioni, perché doveva andare nella Basilica di San Lorenzo dell'Escorial, quindi c'era una ragione eponima, doverosa, e poi perché si doveva anche celebrare le battaglie avvenute nel giorno di San Lorenzo, no? Nel 25 Tiziano incontra Carlo d'Asburgo, non ancora quinto imperatore. Lo affascina e riesce a farsi fare conte palatino, onore mai concesso a un pittore prima. Gloria, carriera e danaro. Ma ciò che mi colpisce di più in Tiziano è la longevità, quella vera e anche quella calcata, a tal punto che suo figlio Pomponio, quando muore, dichiara che ha 103 anni. L'arte dei vecchi è cosa curiosa, chiede più visceralità che intellettualismo. Abbiamo visto due mostre contemporanee sull'argomento. Thank you.
mostra piccola ma allestita in modo eccellente dal Mario Botta. Molto interessante la mostra di Belluno su Tiziano ultimo atto, cioè ciò che lui fa più o meno negli ultimi 20 anni della sua vita, quando decide di tornare parzialmente nella sua patria d'origine e qui organizza la più potente delle fabbriche di produzione pittorica che allora esiste nell'Alta Italia. È diventato una sorta di esperto della terza età, a tal punto che la sua ultima cena, quella del Duca di Alba oggi, sembra una ultima cena fatta in gran parte da uomini e da apostoli della terza età. Giovanni rimane giovanissimo, ma le barbe grigie abbondano. I dettagli precisi sul tavolo e nelle facce sono perfettamente conformi a quel senso di realtà che chiede la Controriforma. Ma mi sembra un po' invecchiato anche il Cagnetto. Ultima fase della sua pittura. Il materiale pittorico si disfa. In alcuni casi viene abbandonato l'uso del pennello. Lui fa ciò che farà Edvard Munch alcuni secoli dopo, lascia invecchiare i dipinti finché diventano durissimi e ci lavora sopra una seconda volta, spesso con dei colpi di materia messi giù addirittura con le mani. Certo, lui sul tema del vecchio si era cimentato da tempo. Perché quando ritrae Paolo III Farnese, il Papa è vecchio, ma lui è ancora un artista sostanzialmente nel pieno delle sue forze. Questo suo diritto a ritrarre in un modo particolarmente aggressivo, quasi agricolo ironico, gli proviene forse dall'amicizia con il più provocatore degli intellettuali di quegli anni, che è l'Aretino. Lui diventa, tra l'altro, un vecchio degno assolutamente di nota. In questo ritratto fattogli da uno dei suoi allievi che porta il nome adatto al caso, Pietro della Vecchia. L'allievo ha capito molto del maestro nella stesura della materia. Lui, invece, Tiziano, ha capito tutto del suo ruolo. Lo si capisce cosciente di se stesso, capace di scrivere lettere di protesta a Filippo II per farsi pagare e addirittura capace di fingere in quegli anni di avere 90 anni per meritare un versamento più rapido. Questa stessa sottile ironia la ritrovo nel ritratto che lui fa a Francesco I dopo la prigionia. Arrogante, leggero, francesissimo nella pettinatura dove i capelli gli scendono in testa, è geniale nella capacità di far intuire la veste attraverso un semplice colpo di pennello. Come lo ritrovo qua? O qua sotto per far intuire la manica? Il mercato dell'arte, che è spesso un handicap per le mostre perché spinge a esporre opere assai vicine al dubbio, ogni tanto un colpo di fortuna e di miracolo. È il caso di questo dipinto. Risulta dalla pulitura e irrompe fino ai giorni nostri come certi rari bozzetti del XIX secolo. Le facce sono compiute, il resto sta ancora nel flusso della sperimentazione. Ma la parte terminata contiene una capacità di rappresentazione stupefacente. Lui capace di inventare costantemente il ritratto, contemporaneamente aulico e perfettamente realista. Il Cagnetto, che accompagna tutta la storia della sua pittura, qui con la lingua fuori guardando la foiana. Certo, oltre la questione dei cagnetti, è proprio lei
la Venere delle carni ad essere la grande innovazione. Tiziano, l'Agreste di Montagna porta a Venezia un altro modo di vedere che è molto vicino e confortato dalla visione di Giorgione, l'Agreste di Collina. Irrompe la natura, la fisicità del dipingere e la fisicità nel dipingere, quindi ovviamente il nudo di donna. Quello della Venere di Dresda come prototipo giorgionesco, così quello delle due ragazze così innaturalmente svestite nel concerto campestre in mezzo agli artisti vestiti. Quadro questo che è al Louvre e forse ha stimolato Manet nel Déjeuner sur l'herbe. L'altra mostra è nella corazzata dei musei, il Kunsthistorisches di Vienna. Negli ultimi 25 anni della sua vita, Tiziano trova un cliente d'eccezione, Filippo II. Il figlio dell'imperatore Carlo V, suo primo grande cliente, è l'uomo che domina il regno più vasto del mondo, dalle Indie fino all'America Latina. Con la masticazione inversa come quella di suo padre, bello come tutti gli Asburgo, geniale nel raccogliere e particolarmente frugale nel pagare i quadri. E in quei 25 anni a Tiziano succede ciò che succederà alcuni secoli dopo a Pablo Picasso. Entra in un giro appassionato, creativo, di sensualità. Tiziano riprende le Metamorfosi di Ovidio come motivo portante, quasi da pettegolezzo, per raccontare le marachelle di Giove. La divina e olimpica erotomania di Giove e i vari modi che lui inventa per circuire e procreare nell'infinito mondo femminile della mitologia antica. Danae, fecondata da una pioggia d'oro, sempre Giove, la quale per un cadorino a Venezia è ovviamente di monete d'oro. L'unica che non appare mai è Giunone, perché lei è la vera padrona di casa, pronta a punirlo. In cambio, questo percorso gli consente di recuperare tutta la sua storia passata e di rendere semmai giunoniche le Venere che ha già dipinto 30 anni prima. E qui riprendono un sapore nuovo, molto più evoluto, nella pittura e nella forma del corpo, con personaggi nuovi come il suonatore di liuto, poi il ritratto magistrale dell'antiquario Strada, a ricordare l'amore di Tiziano per le cose antiche e le lettere. Una passione per le lettere alle quali non era stato iniziato da studi sofisticati, ma dall'amicizia con l'Aretino, arrivato a Venezia. L'Aretino forse legato a sua sorella Zitella, quella che accudisce i suoi figli quando rimane vedovo. L'Aretino, al quale chiede addirittura di posare per far Pilato nell'Ecce Homo. In questo dipinto potentissimo degli anni della maturità, cioè del 43, da lui firmato con la fierezza del titolo di cavaliere dello Speron d'Oro ottenuto dall'imperatore 10 anni prima. Dipinto formidabile, realizzato per un mercante olandese. E, come sempre, il cagnetto rosso del Cadorino. Tiziano, l'artista che le tre età le ha vissute con così profondo convincimento da averle rappresentate in un dipinto. Giovane, allegro come un cane, maturo, forte come un leone e vecchio con la saggezza del vecchio lupo. Tiziano che guarda al proprio destino da vecchio con sicurezza assoluta
è talmente accertata da cambiare addirittura il suo modo di dipingere. Rappresenta la collana segno del cavalierato con dei minimi colpi di pennello sopra una camicia dipinta con piccoli e rapidi cenni di biacca sul pennello e rifinita con degli strofinamenti che spappolano la pittura. Come spappolano la pittura gli strofinamenti per definire con un nulla le mani. Il disfacimento della materia non è il disfacimento della vita, è un nuovo modo di imparare la pittura da vecchio, che lui applica non solo ai soggetti mitologici, ma che usa pure per portare la medesima sensualità nel grande soggetto religioso. Come nel caso di questo San Sebastiano che si staglia su una linea d'orizzonte che sembra quella di una città in fiamme come in un dipinto del XIX secolo industriale. E che si conclude con dei gesti di pennello d'una ferocia inattesa che troveremo solo quando nel XX secolo la pittura accetterà tutta la gestualità dell'espressionismo. Pittura che ritrovo analoga anche nei quadri che fa ancora per Venezia, come questo grande telero per San Salvador, nel quale la velocità della pittura impressiona. Perché la velatura d'un secolo prima è stata integralmente dimenticata. La velatura, la tecnica di dipingere un colore trasparente sulla base di un altro colore già disposto in modo da generare il senso e la profondità dei volumi. Bellini è sepolto. Tutto è ebollizione di materia. Ha già quel sapore spesso della grande gastronomia ottocentesca francese. A Venezia, dove gioca fra le coppie, e trova un soggetto di una Santa Margherita dipinta nell'ambito post-raffaelesco o vicino a Raffaello, con un fantastico drago a bocca aperta, che spiega cos'era per i toscani e per i romani il disegno da colorare rispetto a ciò che sarà il suo lavoro, dove il disegno non è altro che il mettere il colore. È nel dipingere che si disegna, non c'è più una base sotto. Tutta la base sta nella testa e nella pancia. Lo stesso soggetto, con in più però un paesaggio sulla linea dell'orizzonte che è uno sguardo nella notte dei tempi. Quella notte dei tempi che segna il destino di Tiziano, la sua religiosità carica di pathos così adatta allo stile nuovo della Controriforma, così intensa da cambiare la mitologia del Marsia, dove il Cagnetto ormai morto è ricordato. Così visionario da lasciare intuire la fine terribile della sua propria morte di peste, dopo aver visto portar via dai Monatti il suo figlio prediletto Orazio, al quale dedica l'ultimo quadro, un'intercessione alla Madonna dinanzi ad un Cristo morto con i segni della peste bubonica, quella che lo uccide anche lui, rispettosamente lasciato morire in casa propria. L'ultimo scappato da casa sua prima che si chiudesse la città è un altro grande visionario pittore, Domenico Theotokopoulos, detto il Greco. In realtà Tiziano è un artista che ha influenzato tantissimi altri artisti, Rubens per esempio. La lezione della sua carnosità converte Rubens, o forse non legittima, fino nella direzione dell'esaltazione storica della cellulite. Un affetto quasi gastronomico per la cicciosità, per il ginocchietto leggermente grassottello, che porterà Rubens a scegliere Elena Fourmont come seconda moglie, senza le tristi costrizioni di oggi che gli avrebbero forse suggerito il chirurgo plastico. Rubens ricopia Tiziano,
Solo che in Tiziano la signorina è furbetta come una veneta, è vestita con leggerezza e porta un gioiello di ricca qualità. In Rubens si arricchisce la veste, ma cala la qualità del gioiello. In cambio lei non è più furbetta, è ambigua come una olandese e come lascia intendere la foglia d'alloro che appare fra i semi. Forse pronta ad essere cucinata. Bernini. I suoi soggetti teatral mitologico erotici carnosi li replicherà più di una volta, tanto sarà il successo. E ritrovo la stessa torsione nell'Apollo e Dafne. Velázquez. Un nudo ben diverso, più vicino alla visione nostra contemporanea. Ma Velázquez impara anche la tecnica del tratto rapido e riassuntivo che rappresenta la realtà molto meglio di una lunga applicazione artigianale. Di Manet abbiamo già parlato, il che mi permette di passare all'ultimo degli emuli di Tiziano, che è Francis Bacon, il grande peccatore cattolico irlandese per il quale il cardinale Archinto, nascosto dietro la tela, diventa fonte di ispirazione costante, come pure per lui è atto di fede il gioco con la materia pittorica, quella dove la velatura diventa velo vero e proprio e dove la materia spessa contrasta con la velocità dei fondi. E poi il Canova. La sua Paolina sembra perfettamente neoclassica, ma lo è in modo molto particolare. Ritrovo gli stessi cuscini in un dipinto di Canova e la stessa signora nuda che ha imparato ancora una volta a posare da Tiziano. Voyeur compreso. Ma Tiziano Vecellio è mai morto? Ti ha capito il Tizian, maestro vero e viscerale?